Metta a sedere. E allora, Bagarella, deve lei parlare, deve rispondere alle domande sempre al microfono, e allora prima deve riferire tutte le sue generalità complete. Bagarella della Lunga fu Salvatore e fu Montello Lucia, nato a Colleone 3242. 3242. E allora, senta, noi oggi dovremmo procedere, l'ha chiesto lei stesso, al suo esame. Sì. Lei ha parlato di interrogatorio, è la stessa cosa. In termini tecnico-giuridico si parla di esame. Lei però per legge, come imputato, può anche non rispondere alle domande che le farà il pubblico ministero, il difensore di parte civile, i difensori della difesa ed eventualmente io per conto della Corte. Vabbè. Lei vuole rispondere, sì o no? Sì. Intendo rispondere. E allora, pubblico ministero, si può accomodare. Sì, grazie Presidente. Signor Bagarella, lei ha mai subito condanne in passato? Sì. Per quali reati? Per associazione e altre cose. E altre cose quali? Ma per droga, armi. Anche per omicidio? Per omicidio, sì. Nel settembre 1992 lei era latitante? Sì. Da quanto tempo? Dal 30 gennaio 92. 30 gennaio 92? Sì, mi sembra. Da circa un anno, diciamo. Dove ha trascorso questo periodo di latitanza, se ritiene di dirlo naturalmente? Dove l'ho trascorso? Certo. Si deve tirare, si tiri l'asta così un po' più vicino possibilmente. Sì. In modo che lei sta così. Quantomeno è rimasto in Sicilia, nella provincia di Palermo. Ma in questo periodo proprio non ero nella provincia di Palermo. Non era nella provincia. Questo periodo intende tutto il 92, una parte del 92, il settembre 92? Diciamo una parte del 92. E che attività svolgeva? Dove era allora? Vede, io svolgevo un'attività di commerciante di formaggi, signor Presidente. Di formaggi? Sì. E dove? In Alta Italia? Da che... No, qua in Sicilia. In Sicilia, ma non nella provincia di Palermo? Qualche volta sì. Qualche volta anche a Palermo. Durante questa latitanza lei ha mantenuto contatti con i suoi familiari? Non avevo contatti con i familiari. Neanche telefonici? No. Neanche con suo cognato Marchese Gregorio? No. Non l'ha mai sentito per telefono? No, no, che io ricordo. Ha mai avuto lei durante, diciamo dal 90, dal 92 in poi, cioè da quando ha iniziato la sua latitanza, il possesso di telefoni cellulari? No. Quindi tantomeno di telefoni cellulari clonati? No, non ce n'avevo. Non ne ha avuto. Si è mai fatto chiamare Franco? No, io mi chiamo Leo Luca Biagi. Questo lo so che lei si chiama. Se c'era l'abitudine fra le persone che lei frequentava di chiamarla Franco. Vabbè, le persone che possono dire quello che vogliono. No, io sto chiedendo a lei se... No. E ha avuto documenti intestati con un nome di Franco? Ma che mi ricordo no. Presumo che durante la sua latitanza abbia usato documenti falsi anche. Può anche darsi che c'è uno. Ma non al nome di Franco. Ma può anche darsi anche al nome di Franco? Può anche darsi al nome di Franco. Può darsi che li avesse al nome di Guida Francesco? No, questo nome non mi dice niente. Non le dice niente. Sa lei che in via Ughetti, dove presumo sappia è stato arrestato a suo tempo Gioè Antonino e anche la barbera Gioacchino, è stata trovata una carta d'identità in bianco rilasciata dal comune di Partinico a nome Guida Francesco e all'interno di questo modulo vi era una sua foto? Non lo so, signor Presidente, io... Questa circostanza non la conosce. Ho letto qualche cosa negli atti, ma l'ha letto negli non so come mai questa cosa si trova a sé. E non può dare una spiegazione di questa circostanza? Non lo so, io... Come mai era in via Ughetti questa sua fotografia? Non lo so come mai si trovava la signora... Era una fotografia recente, guardi. Non l'aveva che... data lei a qualcuno? Può darsi l'abbia data a qualcuno per farmi qualche documento, però... Può darsi che l'abbia data a Gioè? No, a Gioè io l'ho conosciuto, a Gioè in carcere. E dopodiché non l'ho più vista, Gioè.
Ma come si è andata a finire là io non lo so, la mia foto non lo so. Nel 92 eravate tutti e due liberi, sia lei che Gioè, quindi può darsi che gliel'avesse dato lei a Gioè. Nel 92 quanto? No, io all'inizio del 92 sono andato là da tante, perciò quindi sta libertà con Gioè io non l'ho mai avuta. Ho capito. Lei dov'era, se lo può ricordare, nei giorni in cui è avvenuto l'omicidio che ci interessa oggi, cioè il 16 e 17 settembre del 92? Comunque non ero nella provincia di Palermo. Non ero e nemmeno andare ad uccidere chi salvo, signor Bruno. Era, mi scusi, non ho capito. Non ero nella provincia di Palermo e nemmeno andare là a uccidere questo signore che mi viene in cioè, lei è innocente dell'omicidio? Non, c'è, non viene... c'entro assolutamente. Lei conosce Brusca Giovanni? No. Conosce Scaduto Giovanni? No. Conosce San Giorgio Gaetano? No. Conosce Di Matteo Mario Santo? No. Conosce la Barbera Gioacchino? No. Gioia Antonino l'ha conosciuto, sì, solo in carcere? L'ho conosciuta, Gioia. E poi dopo la scarcerazione non l'ha più visto? Non l'ho più visto. Conosceva Salvo Ignazio? No, mai conosciuto e mai avere un rapporto con questo signore. Conosceva Salvo Antonino? No. Conosce Di Filippo Emanuele? Come? Di Filippo Emanuele. Ah, l'ultimo vostro beniamino? Non è un beniamino, è un imputato collaborante. Questo l'ho conosciuto, l'ho visto un paio di volte, prima... fino al giorno che mi sono sposato, poi non l'ho più visto. Signor. Fino al giorno che si è sposato? Sì. Poi non l'ha più visto negli ultimi, quindi lei no, si è sposato quando, mi scusi? Al 91. Nel 91, da allora in poi non l'ha più visto? No, non l'ho più visto. E il fratello di Filippo Pasquale lo conosce? Uguale, sono stati invitati nel mio matrimonio, perciò quindi non è che posso... Erano invitati al matrimonio e dopo non li ha visti più? No. E Mangano Antonino lo conosce? No, no. Calvaruso Toni lo conosce? No. Non era, non, quando lei è stato arrestato Calvaruso Antonio non era con lei? No, io sono stato arrestato da solo. Da solo? In macchina, in via Regione Siciliana. Perciò questo Calvaruso, che lo includono con me, non vedo come... Non c'entra niente. Cannella Tullio lo conosce? No. Mi scusi, con Brusca Giovanni era imputato al maxi processo? Ma, non lo so, penso che era imputato, ma comunque... Lei era imputato al maxi processo? Sì. E Brusca non l'ha visto neanche al maxi processo? No, Brusca Giovanni no. Non lo conosce nemmeno. Brusca Giovanni no. C'erano Accio Brusca, ma lui no. I Salvo non erano imputati pure al maxi processo? Ma mi sembra di sì. Ma, però, e non li conosce? No, se poi le ho viste qua in pretorio, ma non significa che li conosco. Ho capito. Dell'omicidio Salvo, quindi lei non sa assolutamente niente? Assolutamente niente, non avevo nessun rapporto con questo signore e non avevo motivo per commettere questo reato, questo omicidio. Va bene, per il momento il pubblico ministero ha terminato, ci riserviamo altre domande dopo evidentemente quello delle due fisse. Allora, la parte civile domande nessuna, vediamo la difesa domanda, avvocato... Sì, l'avvocato Barone, qualche domanda, Presidente, perché molte le ha già fatte il pubblico ministero e quindi è inutile ripeterle. Quando è stato arrestato, signor Bagarini? 24 giugno. Di quale anno? Ora. Del 95? Lei ha avuto notificate, ha avuto notificato il mandato di cattura che riguarda il processo che stiamo trattando? Sì. Ha avuto modo di leggere e di capire il contenuto? Sì, ho letto. Mi riferisco al contenuto delle dichiarazioni di accusa che le sono rivolte dalla Barbera. Sì, sì, le ho lette. Sì. Di questo processo. Quelle che ci sono in quel, diciamo... E quindi avendone conosciuto il contenuto, lei come si dichiara rispetto a questo? Sono innocente, sono estraneo a questa cosa. Io non ho altre domande. E quindi... Per ritornare a una domanda che le ha fatto il pubblico ministero. Quindi lei, questo La Barbera, l'ha conosciuto o no? No. Mai si è incontrato con questo La Barbera? Io andavo, mi scusi signor Presidente, è come io ho passato il processo con Gioè ed Arce di Altofonte.
Non lo so se questo magari quando andavamo a processo questo sarà venuto là per salutare, perché venivano parecchie persone di Altofonte a salutare. Ma io non ho mai avuto rapporto o conoscenza con questo signore. E mi dica un'altra cosa, per rimanere nell'ambito di questo processo, è scaduto Giovanni? No, non lo conosco, signor Presidente. Scaduto Giovanni, io mi riferisco a questo, alla persona che è seduta lì, lei non... Lo vedo qua, non lo so se l'ho visto al macchio sul processo, non lo so, ma comunque non lo conosco, non ci ho mai avuto rapporti nel suo genere. Pubblico Ministro. Sì, Presidente, qualche altra domanda proprio a proposito di quanto ha detto la difesa. Lei è stato arrestato, ha detto, il 24 giugno del 95. Sì. Dove abitava in quel periodo? Dove abitavo? Non è che interessa a questo processo, interessa a questa... Ero a Palermo. Abitava a Palermo? Sì. Aveva la disponibilità di armi in quel periodo? No. Aveva dei documenti con sé al momento in cui è stato arrestato? Sì. Di che documenti si trattava, lo ricorda? Ma c'avevo una patente. A chi era intestata, lo ricorda? Mi ricordo, si chiamava Amato, mi sembra. Amato Giuseppe, può essere? Può anche darsi. Amato Giuseppe, forse. Rilasciata da quale comune? Quello di Palermo o qualche altro? Nella provincia di Palermo. Da un comune della provincia di Palermo. Senta, a proposito dell'attività che lei diceva aver svolto riguardante i formaggi, aveva una sede questa attività? Aveva dichiarato una sede, un ufficio, un negozio, qualche cosa? Io c'avevo altre persone che certamente non è che lo posso dire a lei. Cioè esercitava questa attività, non è che posso dire a lei con chi esercitava avevo... questa attività per il tramite di altre persone di cui non intende fare il nome. Cioè, quindi non era a nome suo questa attività? Certo che non poteva essere a nome mio, perché io ero là da tanto, non è che... però io esercitavo l'attività normale, io andavo a comprare formaggio, lo consegnavo. Lei aveva la disponibilità di altri documenti al momento del suo arresto? No, non avevo. Sempre se avevo la patente. Altre patenti, altre carte di identità? No, in tasca non avevo. In altri luoghi nella sua disponibilità aveva... Ma può anche darsi che in altre poste se avevo qualche altra cosa. Aveva per esempio una patente intestata a certo Maone Salvatore? Non me lo ricordo, ma può anche darsi. Un documento intestato a certo Di Martino Francesco? Interessante, signor Pubblico Ministero, perché io ero latitante, perciò quindi non è che... quando mi capitava di avere qualche documento io... All'epoca del suo arresto lei aveva la disponibilità di telefoni cellulari? Sì. Può dire dove se li era procurati o tramite chi? Ma, c'è stato un signore che me l'ha venduto e usavo questo... Vuole fare il nome di questo signore o non intende farlo? No, no. Non intende farlo. Lei abitava in un appartamento di via MP1? Ma questo non si guarda in questo processo. Io glielo chiedo, se lei vuole rispondere, risponde, se non vuole rispondere, non risponde. No, non risponde, perché qua mi stanno facendo delle domande che riguardano l'altro processo. Io le ho dette all'inizio. Stanno facendo delle domande che riguardano l'altro processo. Io le ho dette all'inizio, se lei vuole, per legge, può anche non rispondere. Quindi se lei ritiene di non rispondere alle domande, lei... basta che dica. Se ci atteniamo a questo processo, non è importante, ma ci atteniamo a questo processo vuol dire che per il pubblico ministero ha una certa rilevanza per questo processo la domanda. Quindi se lei non intende rispondere, dica non voglio rispondere. Non vuole rispondere. Domanda conclusiva, Presidente, può dire sinteticamente alla Corte quali sono gli altri processi nei quali lei attualmente è imputato? Ci sono parecchi processi, signor pubblico ministero. È ritenuta irrilevante alla difesa. Il Presidente dispone che l'imputato, ove lo ritenga, può rispondere alla domanda. Magari, si ricorda lei quali sono questi processi in cui è implicato? Ce ne sono parecchie, signor Presidente. Per esempio, alcuni. Quelli che ricorda? C'ho questo, c'ho quello assaggio di Falcone. C'ho la Caltanissetta. Ce ne sono parecchie, Presidente. Non è che... Vabbè, non ho altre domande, Presidente. No, mi dica una cosa, scusa, aspetta un momentino, sì, sì. Ma mi dica una cosa, a Reggio Calabria lei è pure imputato? No, a me. No, mi so che... No, non ho nessuna comunicazione. Presidente, avevo dimenticato una domanda poco fa, se mi consente di porla adesso, sia pure in ritardo. Ha mai posseduto orologi di marca Cartier? No, io
quando mi hanno arrestato c'avevo un pullover. Sto cantiere. No, no, non mi riferisco al giorno in cui è stato arrestato. No, no, no. Anche prima di essere arrestato. No, non c'è una... Niente. No. Domanda? Nessuna? Va bene, va bene. Può ritornare. Grazie. Allora, a questo punto, Presidente, dichiara chiuso l'esame dell'imputato Bagarella Leo Luca e dispone che l'istruzione dibattimentale continui all'udienza che sarà tenuta il giorno 20 di novembre prossimo 21 alle ore 9:30